Ciao gioie, io sono Beatrice ed ecco qui un nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, ringrazio di cuore i nuovi iscritti al canale, ma anche i vecchi iscritti, ringrazio tutti quanti per il supporto che mi date ogni giorno. Come di consueto vi faccio un focus veloce del make-up di oggi. Ho utilizzato per quanto riguarda l'eyeliner questo eyeliner del brand Mina, penso che si pronunci in questo modo. Colorazione a 759, si tratta di un eyeliner in penna, veramente molto molto comodo. Ho anche la versione nera, insomma il colore nero, e non so se si veda dalla fotocamera. Questo è il risultato, secondo me, da alternare al classico nero, ci sta molto molto bene. E poi per quanto riguarda il trucco labbra, ho utilizzato questo Butter Gloss di NYX, trovato nel calendario dell'avvento che abbiamo spacchettato per Natale. Ed è insomma un colore molto carino anche questo, la colorazione è tiramisù. Chiusa la parentesi make-uposa, cominciamo con il video vero e proprio di oggi. Infatti il video di oggi, come avete già visto dal titolo, è un video profumoso dedicato ancora una volta ai profumi, e vi parlo dei profumi acquistati al buio, quindi i miei blind buy, che non sono andati nel verso giusto. Non sono solo acquisti, sono anche regali, però regali fatti in base alla mia wishlist. Comunque sono sempre degli acquisti al buio che non sono andati a buon fine. Più che altro mi aspettavo una cosa da queste fragranze e alla fine si è rivelata tutt'altra cosa. Prima di cominciare vi dico anche un'altra cosa: le fragranze che vi mostrerò in questo video non sono profumi pessimi, non è che i profumi che vi faccio vedere in questo video sono schifosi, pessimi, assolutamente no. Semplicemente o non sono nelle mie corde, oppure semplicemente, come dice poi anche il titolo, come ho detto poco fa, non sono quello che mi aspettavo. Quindi non sono fragranze comunque scarse o pessime, assolutamente. Ci tengo a dire questa cosa. Comunque, detto questo, fatto il mio spiegone iniziale, anche troppo troppo lungo, cominciamo con la prima fragranza. E cominciamo quindi subito con una fragranza che vi ho citato un sacco di volte, a dire il vero, questo inverno, e ci tengo ad aggiungerla a questo video più che altro perché rientra in questa categoria, e poi ho anche degli aggiornamenti molto molto interessanti riguardo proprio la sua evoluzione. Comunque adesso ci arriveremo fra un attimo. Sto parlando del Black Phantom di Kilian, non ho l'originale, possiedo il dupe di One Parfum. Quindi in particolare stiamo parlando in questo caso del 0197, insomma lo trovate con questo codice sul sito di One Parfum. Io ho provato questo, non ho provato l'originale, però sentendo un po' comunque le recensioni anche di altri utenti che hanno acquistato questa fragranza proprio sul sito appunto di One Parfum, ho visto che comunque è abbastanza affidabile come prodotto, insomma, rispetto all'originale. Comunque io mi rifaccio a questa fragranza. L'ho acquistata, diciamo, non ho acquistato il formato quello di vendita. Mi ero fatta spedire il formato tester, insomma, da testare, perché ero molto molto interessata a questa fragranza, perché dalla piramide olfattiva mi aveva molto molto colpita, e poi mi ero già innamorata di un altro profumo di Kilian, ovvero Angel Share, e quindi presa dalla mania di Kilian comunque volevo provare un'altra fragranza. E leggendo la piramide olfattiva ho detto: questo secondo me è perfettamente nelle mie corde. A me comunque piacciono i profumi speziati, i profumi caldi, avvolgenti, i profumi col cacao, e questa fragranza veramente aveva tutte le carte in tavola per essere un profumo nelle mie corde. Adesso però passiamo alla piramide olfattiva. Come nota di testa troviamo cioccolato fondente, rum e caramello; come note di cuore, caffè, canna da zucchero e mandorla; come note di base, sandalo ed eliotropio. E infatti la piramide olfattiva, non solo di questa fragranza, ma anche praticamente di tutte le fragranze che vi mostrerò in questo video, sarà in questo caso proprio la protagonista indiscussa, perché è proprio stata lei che mi ha spinto, insomma, la piramide olfattiva che mi ha spinto ad acquistare questi profumi. Comunque, per quanto riguarda questo profumo, l'ho trovato estremamente amaro. Ci sento le note del cacao, del caffè, della mandorla, però su di me proprio non lo vedo. Io non porto solo gourmand, per carità, ho portato comunque e porto tuttora anche dei profumi che non sono gourmand, però questo proprio non me lo vedo assolutamente indosso.
come un vestito alla fine che si può starmi, però che non mi calza a pennello. Infatti, i profumi alla fine sono un po' come i vestiti, vanno indossati e secondo me bisogna anche saperli portare. Questo è un profumo che sinceramente io non so fare a portare, non ce lo vedo assolutamente su di me. Vi ho detto all'inizio della descrizione di questo profumo che c'erano anche degli aggiornamenti perché io appunto come profumo lo vedo bene come una fragranza da uomo. L'ho provato, comunque l'ho fatto provare a mio papà e su di lui, sulla sua pelle, ha un'evoluzione totalmente diversa dalla mia. Più che altro sbucca a caso, cioè proprio una cosa che è stata provata più volte e proprio l'evoluzione è sempre la stessa, quindi non è stata magari una volta che l'ha provato e che magari avevamo i nasi alterati o roba del genere, proprio tutte le volte che l'ha indossato lui sbuca fuori questa nota di liquirizia. E comunque, ripensando alla piramide olfattiva, e ce l'ho qua sotto mano, la liquirizia non c'è assolutamente nella piramide olfattiva, però su di lui ha un'evoluzione diversa. Si sente proprio questa liquirizia e rimane comunque un profumo amaro, un profumo maschile che su di me, insomma, comunque non saprei portare, però ha una resa diversa rispetto a quella invece che ha avuto sulla mia pelle. Quindi è proprio, insomma, uno di quei casi dove è proprio vero che il pH della pelle, comunque la nostra pelle, può far cambiare il profumo, comunque può farlo cambiare un minimo. E come seconda fragranza vi mostro una new entry sul canale che vi ho fatto vedere di sfuggita nel mio haul dei regali di Natale, ma che non vi ho mai recensito, e vi parlo di questo profumo arabo che si chiama Dirham Wardi, spero di averlo pronunciato correttamente. Ha questa confezione rosa, tutta pink, e appunto ha il fiocchettino che io però non disfo, lo tiro via così perché non so fare bene i fiocchettini. Questo comunque è il pack senza il fiocchettino. E vi faccio anche vedere il boccettino. Questo è stato appunto, come vi ho già detto, un regalo di Natale, ma le persone insomma che mi hanno fatto questo regalo l'hanno preso dalla mia wishlist di Amazon. Quindi alla fine era un profumo che prima o poi avrei acquistato anch'io, ovviamente sempre in blind buy. Questo è il boccettino. Anche il boccettino lo trovo molto molto carino, particolare anche questa etichetta. Insomma, come confezione a me piace molto. Si tratta di uno dei parfum ed è un formato da 100 ml. Adesso vi leggo la piramide olfattiva e poi vi dico anche il perché mi sono interessata a questa fragranza. Come note di testa troviamo rosa, fiore d'arancio, pera e ribes nero. Come note di cuore gelsomino, pralina e iris. Come note di base vaniglia, patchouli e fava tonka. Ho voluto provare questo profumo, vi dico anche il nome completo del profumo perché si chiama Dirham Wardi, però vi dico anche la marca, giustamente. Mamma mia, perdo i pezzi, aiuto. La marca, cioè insomma il brand è Ard Al Zafaran. Comunque intanto in info box vi scrivo sempre la lista dei profumi che vi faccio vedere e lo trovate insomma scritto correttamente, se dalla mia pronuncia non si è capito insomma di che cosa si tratta. Comunque ho voluto acquistare questa fragranza, cioè non l'ho acquistata io, mi è stata regalata, ma l'avrei acquistata prima o poi io, perché ho voluto diciamo provarla, per il semplice fatto che diciamo in questo periodo mi sono approcciata nei mesi precedenti ai profumi arabi per la prima volta. Ho provato Musk is Great e Amber is Great di Noya, e comunque trovate sempre il video dedicato sul canale, anzi vari video dedicati sul canale. E quindi ero talmente entusiasta di questi profumi arabi che volevo provarne un altro. E guardando insomma le varie piramidi olfattive mi attirava un sacco questo, perché mi aspettavo insomma un profumo floreale, speziato, caldo, avvolgente, comunque un classico profumo arabo. Comunque si distinguono i profumi arabi dai classici profumi a cui siamo abituati per il semplice fatto che c'è sempre questa forte nota di spezie, si capisce insomma quando si sentono che sono arabi. Spiegarlo a parole risulta un po' difficile, però spero che si sia capito.
Comunque, ritornando a questa fragranza, non mi ha entusiasmata al 100%. E con entusiasmata al 100%, ovviamente parlo sempre dei miei gusti molto personali. Non sto dicendo che questo profumo, oppure anche il primo che vi ho fatto vedere, sono profumi scarsi. Assolutamente no, sono solo gusti miei personali. Questo è palesemente un profumo dove i fiori bianchi sono i protagonisti. I fiori bianchi li sento tantissimo, ci sento tantissimo anche la nota di patchouli e di spezie, e si sente poi la nota di incenso. E sono contenta che si senta la nota di incenso, perché questa nota di incenso, che non è neanche così forte a dire il vero, è l'unica che mi fa vagamente capire che è un profumo arabo, perché a parte quello si tratta di un floreale ai fiori bianchi, e io personalmente non amo tanto i floreali proprio con i fiori bianchi. Li trovo dei profumi non proprio, diciamo, nelle mie corde. Un'altra cosa per cui sono rimasta delusa di questa, insomma, per questa fragranza, gusti personali a parte, è che ho trovato questa fragranza non, diciamo, così persistente. La scia la definirei bassa e la persistenza è media, e i profumi arabi sono anche famosi. Comunque, l'idea che mi sono fatta è che i profumi arabi dovrebbero avere una persistenza comunque alta. Infatti, comunque, me ne sono accorta con Musk Is Great e con Amber Is Great, che comunque hanno una persistenza buona, mentre invece questo assolutamente no. Si è anche ricordato appunto Eau de Parfum, ma secondo me non è così concentrato come fragranza e anzi, ha una persistenza che mi ha lasciata un pochino delusa. Comunque, se siete amanti dei profumi, appunto floreali, classici profumi ai fiori bianchi, però con quella nota in più che qua la dà l'incenso, magari amate anche il patchouli, perché un'altra nota che si sente è il patchouli, e come sapete io ho un rapporto molto di amore e odio verso questa nota, forse più di odio che amore, dipende molto da come viene calibrata nelle varie piramidi olfattive. Però se vi piacciono queste caratteristiche, mi sentirei di consigliarvelo. Ovviamente siamo tutti diversi ed è meglio così, e ognuno ha i propri gusti. Visto che siamo in tema pack rosa, allora vi faccio anche vedere un altro profumino rosa, ovvero Katy Perry's Mad Love. Un profumo che ho acquistato, a dire il vero, perché io ero e sono fan di Katy Perry e volevo provare appunto un profumo di Katy Perry, e mi attirava il pack. Anche la piramide olfattiva l'ho trovata carina e ho detto perché no, proviamolo. Un altro acquisto che mi sa che ho fatto sempre su Amazon, mi sembra, non mi ricordo se su Amazon o su Notino o un Watto, e poi comunque anche la confezione è molto bella. Vi faccio anche vedere il bozzettino. E poi io adoro collezionare i profumi delle celebrities. Sono proprio, insomma, dei profumi carini. Comunque, questi profumi delle celebrities hanno sempre questi pack molto molto particolari e sono anche solo belli da collezionare. Vi leggo adesso la piramide olfattiva. Come note di testa troviamo sorbetto, fragola, mele, pompelmo rosa. Come note di cuore, note floreali, peonia e gelsomino. Come note di base, cocco, muschio e sandalo. Allora, è vero che c'è la nota di fragola che dovevo un po' mettermi in allarme, perché la nota di fragola è una di quelle note che, se non calibrata bene, va molto, secondo me, sfocia molto nel bambinesco, nell'infantile. E sì, sono fissata, ve ne sarete accorti, con i profumi infantili, semplicemente perché io non ho, diciamo, tutto questo amore per queste fragranze. Già quando ero bambina facevo fatica a portare i classici profumi fragolosi. Mi ricordo che ce n'avevo uno delle Wings, ma ero proprio bambina. Che facevo già fatica a portare, perché io la nota della fragola non la sopportavo già all'epoca, e figuratevi adesso. Comunque, a parte quello, avevo un po' sorvolato su questa nota. Mi sarei aspettata un profumo che fosse sia gourmand e soprattutto che spiccasse, non so perché, la nota di cocco. Comunque, ero rimasta affascinata da queste note di base di cocco, muschio e sandalo. Soprattutto la nota di cocco, speravo si sentisse. Speravo che fosse un profumo gourmand cremoso con appunto la nota di cocco. È stata assolutamente così? No, no, assolutamente no. Infatti si tratta di un profumo dove la fragola la fa da padrone.
La fragola la fa da padrone, si trasforma in una fragola alla fine, pannosa, e non è proprio nelle mie corde, assolutamente. Non vi ho detto se è un eau de parfum o un eau de toilette, mi sembra che sia un eau de parfum, sì, è un eau de parfum ed è un 100 ml. Ovviamente non si sente solo la nota di fragola, ma inizialmente si sente la nota di mela, nota di fragola, ma anche una nota di pompelmo che lascia questa nota acidula, inizialmente molto molto gradevole. Ovviamente tutto questo scompare per lasciare posto, come vi ho già detto prima, alla fragola pannosa. E non è proprio nelle mie corde. La persistenza di questa fragranza la definirei medio-bassa. Passiamo adesso al quarto profumo, sì, siamo arrivati al quarto se non sbaglio. Vi parlo adesso di Avon Far Away Rebel, un profumo con un pack viola che a me piace molto. Si tratta di uno dei parfum e mi sembra che sia un 50 ml, sì, è un 50 ml, vi faccio anche vedere il boccettino, che trovo anche questo molto carino. Non mi ricordo se mi era stato regalato oppure se l'avevo acquistato io, comunque era nella mia wishlist, a prescindere, e si tratta di una fragranza a cui mi sono interessata perché mi sarei aspettata un profumo dolce che sapesse di cioccolato. Io sono fissata col cioccolato, ormai lo sapete. E adesso vi leggo anche la piramide olfattiva perché secondo me traeva molto in inganno. Come note di testa troviamo panna montata e ribes nero, come note di cuore fiore d'arancio, come note di base toffee e cioccolato. Si tratta di un profumo al cioccolato? Assolutamente no. Io la nota di toffee e di cioccolato sinceramente non ce la sento. Magari danno quella nota in più dolce, però è palesemente un fruttato. Un fruttato dolce che a me sinceramente non fa impazzire perché i fruttati tendono molto a stancarmi facilmente. Un altro fruttato che non indosso spesso è Private Show Beep di Britney Spears, e questo secondo me ovviamente è diverso, però è della stessa categoria. Forse Private Show Beep è ancora più dolce, questo forse risulta un po' meno dolce, però non è assolutamente nelle mie corde. Per quanto riguarda la persistenza, la definirei media-bassa. Passiamo alla penultima fragranza di oggi e vi faccio vedere Fior di Zenzero di Nature's, un profumo che avevo acquistato. Intanto vi faccio vedere il pack, che trovo sempre molto molto carino. È un eau de toilette 50 ml e vi faccio anche vedere ovviamente il boccettino, che richiama sempre il pack. Infatti troviamo sempre questo disegno nella parte posteriore, invece davanti troviamo il nome del profumo. Mi sono interessata a questa fragranza perché pensavo fosse un profumo che odorasse di biscotto, un profumo biscottoso, caldo, avvolgente e non di certo un profumo di un'altra categoria. L'ho proprio preso perché speravo di trovare un profumo che mi ricordasse i biscottini di Pan di Zenzero. Vi leggo subito comunque la piramide olfattiva. Troviamo accordo di agrumi, lampone, fresia, orchidea, biscotti, mandorle, cioccolato, vaniglia, caramello, zenzero, patchouli, muschi e legni bianchi. Come vedete dalla piramide olfattiva, ha tutte le carte in regola per essere un profumo, insomma, inerente alla mia descrizione. Anche in questo caso non ci ha azzeccato per niente. Ho completamente toppato. Si tratta invece di un profumo fresco ed elegante dove lo zenzero si sente, ma dopo. Ha un'evoluzione molto molto bella, molto complessa a mio avviso, e comunque merita lo stesso questa fragranza. Mi piace comunque molto da utilizzare, ma non è assolutamente quel profumo che mi sarei immaginata. All'inizio si sentono gli agrumi, poi dopo subentra il lampone, la nota fiorita, fruttata e poi finalmente fa capolino lo zenzero. Lo zenzero si sente, però non è il protagonista indiscusso, di questa fragranza, e in generale lo trovo un profumo elegante,
adatto secondo me a ogni stagione, sia all'inverno, ma anche perché no, all'estate e all'autunno. E come persistenza l'ho trovata anche in questo caso medio buona, comunque non malaccio alla fine. Concludiamo con un'altra new entry del canale, ovvero Amber Elixir di Oriflame. Questo è il pack. Si tratta di un profumo mignon. Cioè, veramente piccolino, compatto, è un formato da 50 ml, si tratta di uno dei parfum, ma il boccettino è veramente piccolino. Il pack mi piace veramente un sacco, anche la scritta qua, Amber Elixir. Il pack mi piace comunque molto, anche il colore del liquido al suo interno, e io l'ho acquistato perché pensavo fosse un profumo caldo, mandorloso, perché la nota di mandorla c'è e pensavo appunto fosse un profumo caldo, mandorloso, però vedremo se effettivamente sarà così, ma voi lo saprete già perché fa parte di questo video, quindi assolutamente no. Comunque troviamo come note di testa mandarino, ribes nero e uva, come note di cuore mandorla, eriotropio e peonia, come note di base ambra, sandalo e muschio. Vi dico anche alcune informazioni di servizio visto che è la prima volta che ve ne parlo. È stato lanciato sul mercato nel 2009 e il naso di questa fragranza è Vincent Schadler. E ci tengo anche a darvi l'informazione della data di uscita perché secondo me si sente, almeno sono ovviamente tutte opinioni mie molto molto personali, che è un profumo della prima decade del 2000. Comunque, si tratta di un profumo che è assolutamente ambrato e agrumato. Se dovessi riassumerlo, proprio lo definirei un profumo ambrato e agrumato. La mandorla io proprio non ce la sento, non ce la sento e ho fatto molto fatica a percepirla perché salta fuori in un secondo momento, molto in un secondo momento, e si tratta di una mandorla amara, però nel complesso non è assolutamente nelle mie corde. Questa nota di ambra mischiata agli agrumi sinceramente non fa assolutamente per me. È un profumo che comunque è stato lodato da molti, ma io non sono assolutamente fra queste persone, proprio perché nei miei gusti personali questa fragranza non rientra. Un'altra cosa che ci tengo a far notare è che comunque sulla mia pelle ha una buona persistenza. Detto questo, il video di oggi finisce qui. Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace e fatemi anche sapere se avevate provato queste fragranze e se volete scrivetemi giù nei commenti se anche voi avete fatto dei blind buy sbagliati o comunque se avete fatto degli acquisti al buio dove vi eravate immaginati un certo tipo di fragranza e quando l'avete provata, vi siete resi conto che non era assolutamente la fragranza che vi eravate immaginati. Vi ricordo inoltre che esce un nuovo video ogni mercoledì, ogni sabato e alle 21 e qualche volta, quando ho un pochino più di tempo, aggiungo qualche video anche in altri giorni della settimana, però i nostri appuntamenti canonici sono sempre di mercoledì e sabato e noi ci vediamo alla prossima con un altro video super super profumoso e make-up-oso. Ciao!